L'arrivo del contingente italiano alla fine del 92 offre lo spunto per riflettere sulla bontà delle missioni di pace all'estero e sugli umori dei superpotenti di turno. Pensate per esempio a Trump, che in vista presidenziale del 2020 ha annunciato il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. Tornando alla Somalia, non vennero raggiunti purtroppo gli obiettivi geopolitici, anche se fu una straordinaria operazione umanitaria. Certo, parlando di Somalia, ci torna in mente la triste vicenda di Ilaria Alpi, ma questa è tutta un'altra storia e ci porterebbe lontano. L'Italia investe mediamente 1 miliardo per le missioni all'estero, coinvolgendo 5, 6, 7 mila militari. Attualmente sono 7.500 circa in una ventina di paesi. Missioni di pace che talvolta si trasformano in qualcos'altro. Il ricordo fresco dell'anniversario della strage di Nassiriya ce lo conferma, una ferita ancora aperta che rinfocola il dibattito sull'opportunità o meno di finanziare questo tipo di interventi. Il Parlamento anche quest'anno ha deciso di farlo investendo più di 1 miliardo di euro. Ci sono stati più distinguo nelle due aule del Parlamento, ma alla fine si è deciso che l'Italia deve continuare con le missioni, definiamole comunque umanitarie. 13 dicembre 1886 nasce a Guanajuato, in Messico, il pittore Diego Rivera. Frequentatore di uomini politici e intellettuali, Rivera predilige nelle sue opere la tematica sociale. Raffigura scene della rivoluzione messicana, storie di schiavitù del suo popolo e immagini della cultura precolombiana. Nel 29 sposa Frida Kahlo, con la quale avrà un rapporto assai